Qualora ci fossero, si potessero evidenziare dei numeri che ledono i nostri interessi, anche noi andremo alla procura, non c'è problema su questo. Il punto però è un altro, mi chiedo come si possano conoscere, certi dati sensibili e che noi non conosciamo, perché naturalmente sarebbe molto più opportuno che aspendiamo l'esito dall'assessorato regionale su questi numeri e quindi possiamo vedere se ci sono macro dati che inficiano la procedura. Il problema non è chi conduce, ma che strada si percorre. E questo le altre forze imprenditoriali neanche lo considerano. Noi è 3 anni che chiediamo un confronto serio sulle attività della Supercamera, chiediamo la possibilità di un accordo anche di natura politica e nessuno ha mai risposto. Quindi, secondo me, da questo atteggiamento, invece, tutta la guerra non è sulla rappresentatività, ma solamente per prendersi un bel posto e conservare sempre la famosa governance all'aeroporto.